Allora, una vittoria importante soprattutto per i comitati che hanno voluto questi referendum e hanno costruito una mobilitazione intorno a questi referendum. Hai detto bene, direi che la piazza di oggi esprime in maniera chiara il vero significato di questa vittoria. Il 57%, ben oltre quello che serviva, a partire da una mobilitazione dal basso che è stata costruita con le forze e le energie di tantissimi, di migliaia, che sono diventati milioni di cittadini. Qualcuno cercherà di metterci il cappello politico, non è questo che ci interessa, il risultato l'abbiamo costruito dal basso, tutti sanno con quale fatica, a fronte della censura che abbiamo subito, i cittadini si sono mobilitati sul tema dei beni comuni e questo risultato ora ci appartiene, lo rivendicheremo, non lo svenderemo a nessuno. Nei prossimi 6 mesi dovrà essere disegnata la legge di riordino dei servizi idrici in Toscana, abbiamo oltre il 70% di quorum in questa regione, quello che pensano i cittadini toscani a proposito dell'acqua come bene comune, l'acqua come bene come diritto, è chiaro, gli amministratori ne dovranno tenere di conto. Una risposta chiara da parte degli italiani su acqua, su nucleare, su legittimo impedimento, ma soprattutto un risultato che parla di partecipazione e beni comuni che devono ritornare al centro del dibattito politico. Sì, direi che il significato di questo quorum, che era oltre 20 anni che non si raggiungeva, sta proprio in questo. Tanti hanno capito che era il momento di cambiare, tanti hanno capito che le menzogne che ci hanno raccontato sul mercato salvatore, sul liberismo salvatore, erano fasulle. Tantissimi giovani hanno rivendicato il diritto alla vita, a una vita nella quale, dalla quale i profitti devono stare fuori. Direi che la grandissima partecipazione dal basso è testimonianza innanzitutto di questa vittoria che è nostra, dei comitati innanzitutto. Ancora una volta gli italiani esprimono un parere chiaro sul nucleare. Sì, non ci credevano, qualche mese fa ancora c'era chi non ci credeva, ma in questo paese non lo vogliamo il nucleare, l'abbiamo dimostrato ampiamente. Una cosa interessante da notare è che si sono espressi contrari all'installazione di nuove centrali la maggioranza assoluta degli italiani, non solo abbiamo raggiunto il quorum, ma anche se tutti gli astenuti avessero votato no, avrebbero vinto comunque sì. Una campagna referendaria difficile, a tratti anche e soprattutto sul nucleare, con tanta disinformazione. Sì, quel quesito è stato evidentemente considerato dal governo un quesito pericoloso perché motivava la gente a votare, era evidente l'intento di impedire che passasse il referendum sul legittimo impedimento e quindi sul referendum sul nucleare si sono concentrate le forze della disinformazione. C'era già stata l'operazione di Chicco Testa che voleva spacciare l'apertura di una discussione sul nucleare con un sito che in realtà proponeva di fatto l'opzione nuclearista, infatti è stato sanzionato dall'Agicom e subito dopo il governo ha tentato di dire che il referendum non si sarebbe fatto inventandosi escamotage poco efficienti, tant'è che alla fine si è votato e comunque la gente non ci ha creduto. Un'altra cosa che secondo me è interessante notare è proprio lo scarso divario tra i quesiti nel risultato e quindi mi pare che le indicazioni dei partiti ostili ai referendum siano cadute nel vuoto, la gente comunque ha espresso quella che era la sua opinione. Un risultato importante anche per il referendum sul legittimo impedimento, un risultato complessivo che rappresenta una spallata, un'ulteriore spallata al governo Berlusconi. Sì, sicuramente aver visto tutta questa gente che ha dato un segnale molto importante, perché ormai la maggioranza degli italiani non vuole una giustizia uguale per tutti, non vuole più che qualcuno abbia particolarismi, però diciamo che più che al Berlusconi in sé, a questo modo di far politica, a questo modo di poter avere giustificazioni, a questo modo di poter gestire il bene pubblico con delle deroghe. Ecco, diciamo che siamo molto più vicini alla nostra Costituzione adesso, quindi è stato un segnale importante quanto gli italiani abbiano voluto riavvicinarsi alla Costituzione.
Sicuramente è un modello di governo e di, che vuole andare più verso il pubblico, più verso la gestione di tutti per tutti.